Si è conclusa la prima parte di Abbiamo riso per una cosa seria, un progetto promosso dall'organizzazione non governativa COPE in collaborazione con la scuola media statale Dante Alighieri. Gli alunni delle seconde classi sono stati protagonisti dell'incontro con i volontari dell'ONG che si occupa di cooperazione con i paesi emergenti, nella settimana dal 13 al 19 ottobre, in occasione della giornata internazionale del diritto al cibo che cade il 16 dello stesso mese. I volontari, per l'occasione, hanno parlato agli studenti di temi come la sovranità alimentare, ossia il diritto di ogni popolo a cibarsi e a definire le proprie politiche in materia di alimentazione, di sicurezza alimentare e di sostegno alle strutture locali che assicurano i pasti agli indigenti. Nel corso dell'incontro i ragazzi hanno visto un documentario dal titolo Rose senza spine, in cui si racconta l'esistenza dell'azienda del Kenya Canon Roses, che fa parte della rete Fair Trade e che rispetta pertanto canoni etici per i lavoratori e l'ambiente. Le nove classi coinvolte hanno così dato il loro contributo complessivo di circa 270 euro, permettendo così l'acquisto di oltre 54 kg di riso. Il progetto si concluderà con la visita da parte degli studenti alla locanda del Samaritano, dove porteranno loro stessi il riso acquistato ai senza tetto, che alloggiano nella comunità. Un modo per sensibilizzare quelli che sono gli adulti di domani e far rivivere così l'esperienza di vedere come il loro contributo sia stato veramente utile alle persone meno fortunate.